Sono Vincenzo Boni, ho 31 anni e sono un atleta della nazionale italiana di nuoto paralimpico. All'età di 6 anni la mia infanzia decide di cambiare. In seguito a delle cadute accidentali mentre camminavo, mia madre si accorse che i piedi erano diventati torti. Così decise di sottopormi ad un iter medico per capire cosa stesse succedendo. In un primo momento si temeva fosse la distrofia muscolare, cosa che poi fortunatamente escludemmo in seguito ad una puntura lombare. Però poi i medici ci dissero che ero affetto dalla sindrome di Charcot-Marie-Tooth. Ho avuto il primo contatto con l'acqua a 6 anni, quando in seguito alla prescrizione medica mi cimentai nel nuoto come fisioterapia, però quel corso di nuoto trisettimanale divenne una vera e propria passione. Per un po' accantonai il nuoto dopo essermi reso conto che non ero a livello dei miei compagni, vista la mia disabilità. Però poi qualche anno dopo il boom delle Paralimpiadi nel 2012, decisi di intraprendere questo percorso come uno sport agonistico. Nel mio palmarès vanto delle medaglie piuttosto importanti e dietro ognuna si nascondono sacrifici, emozioni, ognuna ha un peso diverso. Quella che però più porto nel cuore è quella conquistata nel 2016 alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro. A questi livelli conta veramente tanto sia la testa che il fisico quando si scende in acqua. Hai a che fare con avversari più giovani, avversari a volte anche più esperti. Quindi magari con la mente ci metti l'esperienza e col fisico ci metti soprattutto la tanta dedizione e tanti sacrifici che hai fatto durante l'anno. Quindi noi siamo fatti di un 50% di fisico e un 50% di mente, per aggiungere anche un altro 100% di cuore. Quindi siamo fatti di tante cose, purché si riesca ad arrivare all'obiettivo prefissato. L'anno prossimo è un anno particolare. Non solo perché ci saranno le Paralimpiadi, ma anche perché penso che personalmente mi troverò ad un bivio della mia vita, decidere se continuare la mia carriera agonistica a 32 anni oppure metterla da parte momentaneamente come atleta e inseguire una professione, cimentarmi nel mondo del lavoro. Sinceramente, questo è un pensiero che mi manda anche un po' in crisi. Adesso penso ad essere Vincenzo Boni l'atleta, poi magari dopo le Paralimpiadi dell'anno prossimo vediamo un po' che strada percorrere.